Iniziamo la nostra giornata. Questa mattina una colazione freschissima con una crema gelato di frutta fresca, ovviamente, e yogurt greco. Io poi ho aggiunto anche della granola e dei semi di chia, che devo dire a colazione non mancano quasi mai. Vi faccio vedere subito come l'ho preparata. Vado a mettere all'interno di un frullatore la mia frutta congelata. In questo caso ho una pesca, un'albicocca, che vado a mettere tutte. E vado ad aggiungere poi metà di una banana. Come sempre, vi consiglio la frutta bella bella matura, in questo modo sarà tutto più dolce. Ok, adesso si può iniziare a frullare bene. Quando il composto, sarà diventato così sbricioloso, con tutti questi pezzettini piccoli piccoli, aggiungo 2 o 3 cucchiai di yogurt greco. Io non metto tutto insieme con la frutta intera. Perché poi con lo yogurt non riesce ad amalgamarsi bene, rimangono i pezzettoni interi. Quindi finisco di frullare e voilà, guardate che bellissima crema è venuta, sembra davvero un gelato. Vado a mettere le fettine di pesca tagliate sottili al centro, una sovrapposta all'altra, così. E da un lato i pezzettoni di granola. Questa granola in particolare ha anche all'interno dei pezzettini di cioccolato che devo dire ci stanno benissimo. E dall'altro lato invece vado ad aggiungere un pochino di semi di chia. Ed ecco qua la mia colazione pronta, freschissima, è super nutriente, è anche bellissima da vedere, ovviamente è super super buona. Io sto amando in questo periodo le colazioni molto fresche e questa lo è davvero. Per pranzo ho preparato una pasta fredda con melanzane, zucchine, carote e hummus che la rende così cremosa e davvero bellissima. Questo in particolare è l'hummus speziato, la spicy hummus mayo, davvero davvero squisito. In una padella vado a mettere la melanzana, aggiungo anche la zucchina e la carota, tutto quanto tagliato a pezzettini. Adesso vado ad aggiungere una bella presa di sale e un giro d'olio e possiamo mettere sul fuoco. Intanto preparo l'hummus. La ricetta con le dosi precise la trovate sia nella descrizione che nelle schede. È comunque facilissima. Io vado a mettere nel frullatore i ceci cotti e scolati, aggiungo l'olio, questo è olio d'oliva, il latte, l'aceto, la curcuma, un po' di curry, del peperoncino, le foglie spezzettate del basilico ed infine una bella presa di sale. A questo punto chiudo e posso frullare bene bene. E questo è il risultato, una crema liscissima e ragazzi è squisita, è speziata, è aromatica, è davvero davvero buonissima. Ok, adesso in una ciotola bella grande vado a mettere le verdure che intanto si sono raffreddate bene. La pasta che ho cotto in precedenza e anche in questo caso ho fatto raffreddare. Aggiungo i pomodorini tagliati e la nostra meravigliosissima crema di ceci speziata. Io completo con qualche filo di erba cipollina che trito velocemente con un coltello e un po' di basilico. Mescoliamo bene. E voilà la nostra pasta pronta, guardate che bella, a me piace tantissimo, quindi io ve la straconsiglio e poi come avete visto è davvero facile. Dato che a cena avrò poche proteine perché farò delle verdure grigliate, integro facendo una merenda bella nutriente e appunto abbastanza proteica. Ho fatto infatti queste omelette, una per me e una per Giampaolo. Per me con la frutta ho scelto delle pesche e sciroppo di cocco. Per Giampaolo invece sarà salata con il pesto di cavolo nero, dei pomodorini e del basilico. In una ciotola vado a mettere le uova e aggiungo un filo di latte che aiuterà l'omeletta a venire meglio. Potete mettere ovviamente il latte che preferite, di soia, di riso, qualsiasi tipo di latte. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e sbatto bene con una frusta. Aggiungo anche un cucchiaio di olio che mi stavo dimenticando. Sbatto bene ancora e il mio composto praticamente è pronto. A questo punto vado a cuocere l'omelette qualche minuto per lato in un padellino antiaderente, che io comunque vado a oliare appena appena. Per quello che riguarda l'omelette salata,
Spalmo un pochino di questo meraviglioso pesto di cavolo nero che ha davvero un aspetto delizioso. Aggiungo i pomodorini tagliati a metà, il basilico e posso chiudere. Per quella dolce invece verso sopra le pesche, le ho fatte a cubettini, ho tolto la buccia e completo semplicemente con un pochino dello sciroppo di cocco. Questo in particolare è lo sciroppo di cocco che io ho preso su Fruttaweb e mi piace tantissimo. Se volete vi metto il link sotto nella descrizione. Ed ecco qua la merenda pronta. È molto fresca, è leggera ma al tempo stesso bella nutriente, secondo me è perfetta ad esempio se dovete andarvi ad allenare o se siete tornati dall'allenamento, perché ha più o meno tutto quello che serve. E come avete visto è anche molto veloce da preparare, quindi niente scuse per saltare la merenda perché magari non c'è tempo, perché queste omelette sono un'idea perfetta e sono facilissime se non avete voglia di star lì a preparare cose il pomeriggio. Il mio vantaggio oggi con la cena la vado subito a preparare, anche perché la cena di oggi saranno delle melanzane grigliate con salsa romesco, quindi si possono mangiare tranquillamente fredde, anzi secondo me fredde sono anche più buone comunque a temperatura ambiente, perciò la faccio un po' in anticipo. Allora, come vedete la ricetta è di Cuomi, abbiamo fatto il video dove vi raccontavamo tutta la nostra esperienza con Cuomi, vi spiegavamo bene che cos'era e abbiamo fatto nel video che vi metto sotto nella descrizione e in alto nelle schede un'altra ricetta dei ravioli al limone squisiti, ragazzi, davvero buonissimi. Oggi invece faccio queste melanzane grigliate. Qui ho il foglietto con la ricetta. Il primo passaggio era da mettere in forno il peperone e l'aglio. Io l'ho già messo in forno, hanno arrostito per 20 minuti, in realtà i miei un po' di più perché me li sono dimenticati. Comunque adesso dobbiamo privare il peperone della pelle e dei semi e poi andremo a frullare tutto quanto. Il prossimo passaggio è appunto, come vi dicevo prima, quello di frullare tutto quanto, quindi aggiungiamo l'aglio, le mandorle, la paprika, il concentrato di pomodoro, pane, aceto, olio e un pizzico di sale. Io vado ad aggiungere anche il pomodoro. Il concentrato di pomodoro me l'hanno mandato già pesato, diciamo, nella bustina monodose, idem anche per la paprika. Come vedete mandano tutto quanto porzionato, però la paprika non la metterò tutta, ne metto giusto un pochino. Dato che il mio frullatore è piccolino, inizio subito a frullare le verdure, diciamo, e poi vado ad aggiungere il pane, altrimenti non mi entra. Mi stavo dimenticando, oltre al pane, l'aglio. Allora, siccome come saprete non amo particolarmente l'aglio, ne vado a mettere metà, ma solo perché non fa impazzire a me il sapore, altrimenti voi mettetelo pure tutto. E poi aggiungiamo il pane. La nostra salsa romesco è pronta. In realtà ci è voluto anche pochissimo tempo, perché alla fine anche per arrostire il peperone sono bastati 20 minuti. E vedete un po' com'è carina questa salsina, io non l'avevo mai fatta con il pane così, mai provata. Sono curiosissima di sentire il sapore e il profumo, ragazzi, è spaziale, davvero davvero molto invitante. La andiamo a mettere in una ciotolina e passiamo al resto della ricetta. Adesso tocca alle melanzane, dobbiamo semplicemente tagliarle a fette e poi ungerle con un pochino di olio e grigliarle. Dopo averle tagliate, quindi le vado a spennellare con l'olio su entrambi i lati. Io vi ricordo che avete sempre codice sconto per Cuomi da 10 euro, quindi davvero un ottimo sconto. Ve lo lascio scritto nella descrizione, se volete approfittare potete farlo. E siamo pronti per grigliare tutto quanto. Melanzane grigliate e adesso possiamo completare il nostro piatto.
La ricetta consiglia di servire le nostre melanzane con la salsina ovviamente e il quartirolo sbriciolato che era negli ingredienti spediti da Cuomi. Io però non lo andrò ad aggiungere semplicemente per il fatto che, come ho detto più volte, sto cercando nell'ultimo periodo di limitare i latticini, nello specifico i formaggi. Questa mattina ho mangiato lo yogurt, quindi non voglio esagerare, soltanto per questo motivo. Vado a mettere quindi un pochino di salsina sopra le melanzane, un po' anche come nella foto. Che profumo questa salsa! Devo dire che il profumo dell'aglio si sente, ma è assolutamente goloso, ecco. Forse perché ne ho messo anche di meno, però ultimamente, vi dirò la verità, sto iniziando a tollerarlo e usarlo molto molto di più. Infatti, come vedete, nelle ricette uso spessissimo quello in polvere. E voilà! Ma che belle! Diciamo che scenograficamente ci stava bene sopra il quartirolo perché dava questo effetto bianco, però devo dire che sono bellissime anche così. Io ci vado a spezzettare sopra il basilico. Nella foto da loro fatta vedo che c'è il prezzemolo, io però purtroppo non ce l'ho, e poi con il pomodoro e le melanzane secondo me il basilico sta anche meglio. Questo è proprio un piatto estivo, fresco. E voilà, le nostre melanzane con salsa romesco sono pronte, ricetta davvero facilissima. L'idea della salsina a me è piaciuta un sacco e penso proprio che la rifarò prestissimo. A questa cena si aggiunge ovviamente il pane che è avanzato dalla ricetta e da aggiungere alla salsina. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, come sempre, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se vi va, così arriveranno tante altre ricettine. Io vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio, anzi no, un abbraccio no perché fa troppo caldo, e ci vediamo alla prossima. Ciao!